Ciao e bentornato al nuovo video delle degustazioni in quarantena. Il piatto di oggi è un merluzzo in umido con le patate. Buonissimo, morbido e cremosissimo. E cosa ho pensato per l'abbinamento? Eccolo qua, ho pensato a un Thai rosso dell'azienda agricola Faltracco, una bella realtà del Vicentino, esattamente a Montorso. Il Thai, per chi non lo conosce, è un troncamento del Tokai, che è un vino molto molto famoso in Italia, ma che purtroppo non possiamo più utilizzare questo tipo di denominazione, perché durante una causa ne ha acquisito il nome l'Ungheria. Quindi è stato troncato in Thai. In questo tipo di versione, un po' più da tavola, il colore infatti già si vede, non è così marcato, a differenza delle riserve che invece hanno un corpo sicuramente maggiore e un colore più intenso. E ora andiamo ad aprirla. È stata un po' ostica questa carta. Questo vino è del 2018 e ha un titolo alcolometrico di 11. Eccolo qua, un bel rosso rubino chiaro. Il corpo già si vede, è medio, non è molto molto strutturato. Beh, a naso ha sicuramente della frutta a bacca rossa, quali ciliegia e anche del lampone. È anche un pochino vinoso e sento un pochino di fragola appena appena accennata. In bocca si ritrova buonissimo, scattante, fresco, morbido. Secondo me accompagna benissimo questo piatto perché è gradevole e anche un pochino amarognolo, ma ciò che fa la differenza è che è leggermente tannico, quindi non è predominante, esattamente come il piatto, come il pesce che è morbido, cremoso. Si ritrovano appieno insieme, creando al palato sicuramente grandissima morbidezza con appena appena uno spunto di acidità, data sia dal vino e dal pomodoro all'interno del piatto. Ci vediamo al prossimo video e ricordati di bere senza perdere la dignità.